in montaggio quando ci va. Yeah. Come stai? Bene, dai, state calzo un po' anche il volume, ti sento basso, eccoli. Ok. Come va? Bene, Come dai, tutto a procede? posto. Si guadagna, sì. Si recupera anche quello, dai, fortunatamente. Si recupera dall'operazione e i dolori non ce ne sono più. Sto spingendo però 4 volte a settimana adesso, non sto facendo chissà cosa. Non sto facendo tipo i soliti 5 se allenamenti a settimana, soprattutto sono sempre stato sui 6. Adesso sto facendo sui 4, però molto alto volume, tanto, intensità alta, però comunque in monofrequenza. E mi sto trovando bene. Insomma, adesso sono fuori dalla preparazione e tutto, quindi ho lasciato riposare. Fortunatamente ero già fuori dalla preparazione una settimana prima appunto di quando è uscita l'appendicipite, esatto. Dopodiché appunto mi hanno operato, appunto sono stato fuori quei 2 mesi. Adesso se tutto va bene, settimana prossima si ricomincia un bulk. Adesso sto tenendo un po' la fame, così almeno sono più pronto ad Assolutamente. affrontare un'ipercalorica abbastanza spinta. Vediamo poi, in base anche a cosa mi dice anche Cari, quanto mi farà mangiare. Di sicuro non poco, perché conoscendolo. Si Va bene, spinge. Marco, dai, cominciamo. Hai fame? Sì. 1,2 kg di carboidrati. No, devo dirgli di no, devo dirgli di no. Poi vado anche a sensazione, se vedo che c'è quel giorno che proprio non ho fame, ok, Bene. vabbè. Di che si parla oggi? Di che si Ma non parla? lo so, guarda, improvvisiamo un pochetto. Io, allora, possiamo cogliere l'occasione per parlare un po' dal ritorno post-infortunio, scarico, quel che è, un Sì, filo volentieri. come comportarsi, visto che, insomma, io ci ho avuto l'operazione, tu ci hai avuto l'operazione, e Vero. un po' come abbiamo gestito questo discorso qua. E poi da là ci facciamo un po' seguire dalla corrente, tanto c'è sempre Esatto, spazio. è come se stessimo facendo una chiacchierata al telefono Sì. normale tra No, ma sai che virgolette. c'è? Che un sacco di persone me lo stanno scrivendo perché adesso per le vacanze, col fatto che hanno riaperto, eccetera, si stanno prendendo tutti magari un paio di settimane, 3 settimane, cose del genere, no? Quindi, ad esempio, sul Q&A su Instagram mi scrivono un sacco, ma se mi prendo tot tempo di recupero, tot tempo in cui non mi alleno, eccetera, che cosa succede? Rischio che perdo muscolo, eccetera, come faccio a tornare dopo? Sì, non dovete più smettere. Ah, se no rimanete secchi. Tutti i giorni. Tutti i Allora, secondo giorni. me questo è un primo topic interessante, cioè staccare Ok. l'allenamento per 2-3 settimane, eccetera. L'abbiamo fatto noi per l'operazione. Quando io dovevo farmi l'operazione, sei stato un angelo che sei stato là con gli audio a parlare, eccetera, e a darmi carica. Io che cercavo di essere ottimista, no? E infatti io dopo mi riascoltavo i miei audio che avevo mandato a te dopo che avevo fatto l'operazione così. E poi, che bello sentire la mia voce che mi dice di star bene, è uguale. Esatto. No, No, scherzo. allora, il discorso di staccare per magari ecco 2 o 3 settimane, io la cosa che posso dire assolutamente non succede nulla da un punto di vista strutturale muscolare, al massimo si perde acqua e glicogeno. Esatto. Questo Esatto, io è... vedo dopo logicamente essere fermi per andare in vacanza, quindi magari sai godersi il relax totale, eccetera, è un conto. Stare comunque lontano dall'allenamento per 2 o 3 settimane, perché se hai subito comunque un'operazione chirurgica, logicamente è diverso. Anche perché uno dopo quando riprende, dopo 2 settimane di vacanza, piuttosto che, non so, di quello che vuol fare, perché vuole staccare la testa, il fisico e tutto, ovviamente se riprendi, sai che puoi riprendere e spingere logicamente subito al massimo. Nel mio e nel tuo caso, ovviamente, tu avendo avuto appunto l'operazione alla vena. Io invece avendo appunto avuto l'appendicite, ovviamente quando si riprende, come appunto tu mi dicevi, in alcune cose non me la sento ancora di spingere, idem anch'io, che magari me la sentivo anche di spingere mentalmente, poi arrivavo, facevo l'esercizio, se magari appoggiavo l'ombelico in un certo modo, e comunque mi hanno fatto in laparoscopia, quindi sono entrati non tagliando, facendo il classico taglio che facevano un tempo, adesso invece sono entrati all'ombelico da sopra pube. Fantastico. Infatti hanno lasciato poco zero segno e poi hanno messo il drenaggio laterale proprio dove attacco l'obliquo. Però logicamente se fosse stata un'operazione proprio dal taglio, cioè avrei dovuto aspettare di più. Con quella invece mi hanno detto guarda, 20 giorni completamente fermo, dopo un mese puoi ricominciare comunque a fare tutti i movimenti, gli allenamenti, eccetera. Io dopo 10 giorni l'ho già in palestra, però non deve essere da esempio sta cosa, mi raccomando. Però ecco, a Esattamente, parte gli guarda, scherzi. io ti dico questo, a me, dopo io ho sentito un po' di persone, mi hanno sempre detto questa cosa, però non vuole essere un esempio, ok ragazzi, quindi non seguite questa cosa, è che i medici Vero. partono sempre
con l'idea del paziente incosciente, ok? Cioè tutto quello che dicono, perché dicono il paziente comunque non lo fa, quindi tendono un po'. Però a parte gli scherzi, mi ti sei cappottato. Perché mi stanno chiamando, aspetta che Vai tranquillo. ritorno. Sì, io intanto ti Dove dico, sono qua? il discorso è che Ok. qu quando si ha molta, cioè rispetto a persone sedentarie, eccetera, noi abbiamo anche molta percezione del nostro corpo, quindi è logico che per magari un medico pensa il tornare in palestra come una persona che non sa muoversi, prende e si mette a fare macchinari. Invece noi che riusciamo a, per esempio io col discorso della cosa, che tra parentesi, per chi non lo sapesse, l'operazione che ho avuto è la sindrome dello stretto toracico superiore, una cosa congenita che io avevo in adduzione, un ritorno sulla clavia destra un po' più lento quando stavo in abduzione per un difetto congenito, quindi niente di preoccupante, niente di allarmante e tutto il resto. E discorso è che tornato, io mi mettevo sul leg curl, per esempio, stavo buono con le mani ferme, ne mettevo così e facevo un po' di leg curl blando, e questo lo facevo in realtà quasi da subito perché accompagnavo Giorgia in palestra, stavo là e ci buttavo un po' di sangue. Eri lì. Che fai? Voglio dire. Farò mica cardio, faccio male. Cardio sarebbe stato peggio perché, capito, ti muovi un pochetto, invece vado là Esatto. blando, leg extension, leg curl, stando con le mani tutto fermo, tranquillo, e all'inizio proprio col tutore, quindi. Cioè, nel senso, abbiamo anche un'altra capacità noi di gestire il nostro corpo. Però, di media, ragazzi, seguite sempre indicazioni del Ma medico. poi secondo me, allora, un conto uno se fa, non so, delle arti marziali, ma anche se, paradossalmente, se fa uno sport di movimento in cui comunque il movimento non è guidato, come può essere appunto su una macchina, ma anche se uno logicamente gioca a calcio, gioca a basket, o comunque fa MMA o kickboxing, insomma qualsiasi sport di contatto, è ovvio che se c'è un contatto o se ci sono dei cambi di direzione in cui devi Scattosi. sforzare veramente tanto il core, allora ti dico anch'io, è ovvio che comunque avrei ascoltato anch'io il medico da dire 3 settimane fermo, dopodiché cominci blando blando e dopo un mese puoi cominciare a fare quello che vuoi. Io dopo 10 giorni fondamentalmente sono andato in palestra, ho fatto un allenamento di petto, spalle, bicipiti e quadricipiti, tutta la parte frontale, ma proprio così tanto per, utilizzando sempre tutti i macchinari, quindi ho fatto il chest press, ho fatto la pectoral, la classica della Tecno Gym. Ho fatto l'unico a corpo libero, ho fatto le alzate laterali, tenendo sempre comunque la fascia che avevo comunque della Fit for Divas, vabbè, non è tanto da uomo, però vedo che mi è tornata utile. E quindi ho fatto quello per il primo giorno. Il secondo giorno allenamento l'ho fatto in camera d'albergo perché avevo accompagnato Stefano Carrara alla gara a Malpensa della Pro League e aveva lì due manubri da 6, degli elastici, e ho detto ma sì, dai. Faccio comunque un po' di dorso posteriori, un po' di stacchi qui, un po' di polpacci qui in camera d'albergo, molto home gym. E paradossalmente il giorno dopo avevo dei bei dolori, anche i femorali e tutto il resto, perché logicamente il riprendere, come detto, da una vacanza è un conto, riprendere da un'operazione chirurgica è tutta un'altra storia. Da lì Assolutamente. poi ho cominciato, ho fatto la settimana subito dopo, quando sono tornati dalla gara. Ho cominciato a fare 4 giorni a settimana, però molto, molto blandi. Quindi, senza. Ho lavorato in buffer. Pensa quanto stavo messo male. Cioè, ho conosciuto il buffer, comunque vicino al cedimento, diciamo. E ho fatto 4 giorni a settimana. Ho cominciato ancora a dividere dorso una giornata. Ho fatto spalle e tricipiti il secondo giorno, gambe il terzo, però veramente molto molto easy perché con le gambe logicamente non potendo fare un'accosciata eccessiva perché appunto lì il core lo utilizzavo in un certo modo, ma anche con la pressa quando andavo a schiacciare, quindi ad accosciare troppo, sentivo quella sensazione come di troppa pressione intraaddominale, quindi mi dava fastidio. E l'ultimo giorno ho fatto petto bicipiti. Dalla settimana dopo invece ho cominciato a fare 4 giorni, però aumentando intensità, volume, eccetera, e dico che stranamente, sui 4 giorni non è mai stata una mia split molto amata, tra virgolette, però si vede il periodo, i vari stress e così, me lo sto Ti ci facendo trovi. andare bene, mi trovo bene. La settimana prossima valuterò anche col coach di fare magari o 5 allenamenti, con l'età più sui 5 off season, invece preferisco un po' i 6, sono sincero, perché comunque ho addosso le calorie, sono performante, ho voglia, poi fortunatamente anche la vita che faccio comunque mi permette anche di avere più riposo, cioè non è che faccio ore in fabbrica, ore dal muratore o ore comunque di un lavoro fisico, alla fine io quello che faccio lo faccio abbastanza statico, quindi se sento che il mio corpo regge anche sui 6 giorni sinceramente mi trovo bene e vedremo, poi la fase di costruzione, un bel bulk abbastanza spinto, visto che comunque adesso appunto l'addome non mi fa più male.
e vedremo da lì, poi si Assolutamente. valuterà per le gare a fine anno, però io penso l'anno prossimo. Con calma. Preferisco andare mattina di esatto, sì, 2022. esatto. Ma guarda, sì, io comunque appunto a tutti quanti la cosa che dico è che comunque in 2 settimane mi sembra che inizia un po' a compromettersi la massa muscolare, è stato visto in letteratura sulle 3 settimane di inattività completa, quindi 21 giorni, inizia leggermente a compromettersi la materia strutturale. Però per il resto tutto quello che vedete nell'arco di queste 3 settimane è un po' il glicogeno che se ne va, quindi il muscolo che si sgonfia dal glicogeno, ma la materia strutturale è quella, soprattutto poi se recuperate, se vi rilassate, se vi fate una bella vacanza, Sì, assolutamente. esatto, anche perché stare fermo 2 settimane per andare in vacanza, quindi super compensare. A Ma il voglia. consiglio che magari posso dare io è come avevi fatto anche tu, per esempio, prima dell'operazione. Io purtroppo sono rimasto colto un po' così, a parte che ero già stanco di mio, quindi da una parte ha Mi fatto solo ricordo, che bene infatti. riposare. Esatto, ero proprio cotto sia di testa che di fisico. Però come hai fatto tu, che invece eri preparato, come appunto se uno va in vacanza per 2 settimane. Ovvio, se c'è la palestra lì, uno può fare un po' di movimento, ci può stare, però secondo me se uno va in vacanza deve staccare la testa. Cioè, un conto è se ci vai 2 settimane ogni 3 mesi, ti dico anch'io no, però se ci vai 2 settimane l'anno non sono ancora 2 settimane senza pesi che ti rovinano chissà cosa. Cioè, ovvio, se vai in vacanza e ti mancano 2 mesi e una gara, allora lì dovrai tenere la dieta, dovrai tenere gli Certo. allenamenti, però se vai che non hai comunque brame di salire sul palco, comunque di uno shooting o comunque di qualcosa di importante. Uno deve andare e godersela al massimo e cercare di supercompensare. Quindi arrivare magari veramente al limite dell'overreaching proprio alla settimana prima della partenza, così almeno uno dice: Esatto. ok, vado in vacanza, sono talmente cotto che quando vado il mio corpo è pronto a supercompensare e addirittura paradossalmente uno può tornare dalle 2 settimane con molta più carica in palestra, quindi aumentare la performance, ma anche magari anche paradossalmente più volumi muscolari, perché eri talmente cotto che ricaricando, mangiando qualcosa in più, facendo comunque spendendo meno calorie, uno va a ricaricare anche le riserve di Esatto. glicogeno. Poi, come hai detto tu, sotto le 3 settimane di perdita di massa muscolare veramente Niente. strutturale, non è possibile. No. Cioè, quindi non, io sono pippe mentali che bisogna proprio togliersi. Tu Io i vedo, per esempio, carichi. anche. Dimmi, dimmi. No, No, dimmi, vai tu. volevo sapere i carichi in quanto li hai recuperati. Allora, la prima settimana mi sembrava di giocare con i carichi delle Barbie, sono sincero, proprio anche solo tipo la leg machine, cioè la prima settimana che ho ricominciato a spingere, lascia stare la prima tipo push e pull, chiamata così anche volgarmente. La seconda, appunto la prima settimana che ho fatto i 4 allenamenti a settimana, veramente non dimezzati, ma un buon 3/4 di carico e arrivavo veramente a sudare un fiatone della Madonna che cioè, dicevo ma... Sembra di aver corso una maratona, vi giuro. Già dalla seconda settimana in cui appunto ho ricominciato a fare gli allenamenti a 4, quindi settimana non questa, quell'altra, i carichi sono abbastanza tornati normali. Questa settimana sono tornati normali tutti. Perché Bene. comunque ho recuperato, sto riposando e sta andando bene. Io l'ho Però. recuperati nel giro di una settimana, cioè ho fatto la prima settimana cioè poco, però già dalla seconda, inizio della terza, stavo là con i carichi recuperati. Quindi sì. Dopo un'operazione, quindi figuriamoci dopo che uno sta in vacanza a riposarsi. No, Ma io vedo assolutamente. anche solo, per esempio, nel post-gara. Io non sono uno che è staccato 2 settimane, ho staccato in 10 giorni dopo che ho preso la Procard in Polonia. 10 giorni, tra virgolette, quasi, ma neanche tanto forzati, perché comunque sai, tra viaggio, aereo, stress, comunque sei un po' in Certo. pre-gara, ti stressi. Quindi nel post-gara ho preso sì, 9-10 giorni di riposo. C'è un mio amico Manuel Santa Lucia, anche lui professionista, però come Man Physique, lui addirittura post gara sta fermo anche 3 settimane, se la gode tranquillamente. Come ho sentito di gente, addirittura staccare, come ai tempi era successo anche con Ronnie Coleman, appunto su guida, quando era guidato da Chad, che per 1 mese e mezzo, 2 mesi, 3 mesi staccavano qualsiasi tipo di preparazione. E staccavano anche da allenamento, alimentazione, proprio per far respirare il corpo il più possibile. E qua stiamo parlando comunque di Mister Olimpia in carica e non di gente che fa la Scusate, gara del condominio, quindi. sto cercando di condividere lo schermo, schermo 2. Vedi? Sì. Manuel, Tra no? l'altro Manuel è qua da me stasera. Ah, ecco, vedi. Vado a prendere l'aeroporto stasera, Manuel, che è alla gara nel weekend di Estoril. Logicamente appunto tra i professionisti in Pro League come Man Portogallo. Physique, viene qua, esatto,
viene qua e sta una mezza giornata con me. Infatti io gli ho preso un bed and breakfast qui al mio paese. Quindi fantastico. Porto lui e la sua compagna. Domani ci facciamo allenamento insieme, gli do un'occhiata, devo dare il feedback a Cristiano di come sta, come non sta. Poi lo porto in aeroporto e poi va per Estoril e domenica gareggia. Fantastico. Sta molto messo bene. È un ragazzo, tra l'altro, che ha molta testa. Cioè, in un anno e mezzo adesso, veramente, è andato molto blando di qualsiasi cosa, lo posso assicurare, e spinge come un disperato in palestra sempre. Cioè, non c'è distinzione tra preparazione, off-season, in pre-gara. Cioè, tu lo vedi spingere, è uno di quelli che non sa cosa voglia dire neanche minimamente il buffer. Per fare appunto un esempio di quelli che dicevano, sai, professionisti, alcuni lavorano in buffer, alcuni no. Ecco, lui, per esempio, che l'ho vissuto più volte dal vivo, è una macchina. Cioè, veramente volume altissimo, intensità altissima. Poi anche lì bisogna essere logicamente portati geneticamente. Perché se riesci comunque a sopportare un volume altissimo, con un'intensità molto alta, idem anche la densità, quindi tempi di recupero non troppo troppo lunghi, i risultati arrivano. Infatti lui è proprio un amante di questo tipo di allenamenti. Infatti domani mi divertirò a distruggerlo. Assolutamente. Ci sta. E lui recuperava, sì, nel post-gara questo è un altro discorso, perché ad esempio dopo questa stagione volevo provare a prendermi un po' di riposo. Io non l'ho mai preso post-gara, devo dire, se non magari qualche giorno così. Però per il resto sono arrivato sempre che avevo proprio voglia di buttarmi in off-season. Quindi, però... Quindi sfruttare il rebound, metterti subito... Cioè, avevo proprio entusiasmo, cioè per me la gara, il giorno della gara era molto... Che bello, adesso mi posso dedicare all'off season, perché in preparazione avevo già visto i punti carenti, quindi già ero focalizzato sull' ok, devo migliorare questo, quest'altro, allora faccio questo tipo di lavoro, eccetera. E questa stagione la forzerò tanto, nel senso che inizio ad ottobre a gareggiare e finirò a metà barra fine novembre, quindi c'ho comunque... Quindi tutto concentrato. Sì, in realtà c'ho... Tutto bello concentrato. La prima è un regional che ci avrei l'11 settembre, però... salgo da una parte e scendo dall'altra, veramente, perché non allungandomi così. Aspetta, tanto manzonato un attimo, vai tranquillo, arrivo. Vai tranquillo. Ragazzi, nel frattempo fatemi sapere qua sotto se vi può interessare un podcast con Manuel Santolucia. A questo punto così lo contattiamo e lo invitiamo, ci facciamo quattro chiacchiere anche con lui. Quindi mentre torna Marco, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi può interessare, e colgo l'occasione anche per dirvi che per tutte ulteriori informazioni c'è il nostro sito rhinonation.it, dove trovate la nostra Academy, un sacco di video inediti, quindi potete buttare un occhio. Ecco, eccolo. Stavo facendo pubblicità, scusami, ho colto. Hai fatto bene. E, dicevo, allungandomi così tanto, ho detto il piccolo lo raggiungo direttamente alla prima competizione, quindi visto che in FBB regional ti fa da qualifier automatico indipendentemente dal posizionamento, come ben sai, vado proprio tranquillo l'11 settembre, quindi ufficialmente parto a ottobre e gareggio metà FBB, metà PCA, perché non so quanto potrò viaggiare. Sempre in Inghilterra però. Allora, l'ho trovate tutte in Inghilterra, tranne due, che faccio soltanto se posso viaggiare e se sto in condizione, cioè se sento di poter provare concretamente a prendere la Pro Card, però sinceramente non credo, sono ancora abbastanza acerbo, però vediamo insomma, che è la Lituania il 6 settembre e la Danimarca, l'Olimpia Amateur il 21 novembre. No, il 6 novembre, scusami. La Danimarca dovrebbero esserci 27 te Pro Card in palio, esatto, quindi è abbastanza ghiotta. Però in genere quando sono tante Pro Card in palio c'è anche la calca di persone, quindi... Ma sì, vero, quello sì, però calcola che comunque... io il consiglio che do a tutti, a quelli che comunque sento parlare di Pro Card, secondo me devi andare con la massima condizione possibile... E sì, è un sogno, è qualcosa a cui brami, però non deve essere mai il primo pensiero, perché tante volte purtroppo tante persone che vedo anche sui social, quando si mettono in testa appunto Pro Card, poi non danno valore veramente a tutto il resto che gli porta le gare, che può essere appunto il migliorare se stessi, il fare delle esperienze, che è ovvio fare delle esperienze. Siamo tutti, si va tutti alle gare logicamente per portare a casa il risultato, nessuno va per arrivare secondo, nessuno va per partecipare, almeno chi ha la mentalità vincente, dopo ognuno la pensa come vuole. Però sai, pensare solo esclusivamente al traguardo massimo, secondo me ti va a...
ad alzare magari tanto quello sì. che sono le aspettative, che ci può stare, perché ci può stare, perché io vedo anche atleti fortissimi che comunque hanno queste aspettative, però quando non la prendono, perché magari c'è quello più forte che viene dal Burundi piuttosto che da Kansai, rimangono magari delusi e da lì alcuni magari smettono di gareggiare perché no, non ho preso la Pro Card, basta, mi fermo qua. Come cazzo? Sì, no. Se vai comunque in Pro League devi pensare che non è che c'hai contro della gente scappata di casa, cioè vai comunque contro della gente che sa il fatto suo, che magari sì, ha cominciato a gareggiare ieri, però magari è già fortissimo, magari ha anni di esperienza. Quindi ovviamente chiunque va per il sogno, come anch'io, quando comincerò a gareggiare da professionista c'è il sogno Olimpia. Ovvio che però da lì ad arrivarci ci stanno in mezzo no, concordo. Tutte quelle che io la cosa, il mio ragionamento è sempre quello che insomma arriva, se arriva non è, è sempre un discorso di delle gare che riesci a selezionare, perché come dici te, esatto, può arrivare anche chiunque in gara, quindi non è detto che, cioè non è un sistema che se ti vedono meritevole di Pro Card te la danno, cioè è un sistema che devi vincere, devi piazzarti eccetera, esatto. Quindi va bene quel che è, ma poi soprattutto devi sempre ragionare la Pro Card vuol dire che tu sei tra virgolette il primo degli amatori, ma tu da là devi gareggiare come professionista. Quindi una cosa che molti hanno detto e dicono è che è la cosa peggiore sono le persone che prendono le Pro Card essendo acerbi e si ritrovano poi a dover gareggiare in un circuito in cui veramente vengono spazzati e non hanno margine e smette tutto il divertimento, perché se devo gareggiare come, esatto. Comunque se devo gareggiare, devo gareggiare in qualcosa in cui posso essere competitivo. Quindi se non sono competitivo come professionista, che senso ha riuscire a guadagnare una Pro Card? Certo, non è che la butto via, però finché non mi sento competitivo come professionista, ovviamente non vado a cercarla in maniera spasmodica, perché per l'appunto un viaggio in Lituania, in Danimarca, comunque come nel tuo caso è stato in Polonia, comporta, vuol dire sacrificare spese, tempo, cose che puoi dedicare, investire a un off-season, iniziare prima un off-season, eccetera. Quindi uno lo deve fare soltanto se non è tanto ci vado perché ci provo, ci vado perché mi sento che io nel circuito professionistico posso essere competitivo. Esatto. Quindi è questo, cosa che io in questo momento non mi sento, quindi sto sinceramente molto tranquillo e è il motivo vabbè, per però cui... Comunque è giusto provare, anche perché sì, poi non si vabbè, sa mai, figurati, insomma non è che... ho cominciato la preparazione per dire, proprio per il CAT, quindi cosa ne sai che invece dopo alla fine viene... Sì, no, questo assolutamente. E c'è un lavoro della Madonna e io ho detto pensaci per i Classic. No, io Classic gareggerò. Ah, ok, buono. Wow, No, proprio Classic. No, ho parlato, cioè più che altro abbiamo parlato al volo con Giuse, ma l'avevamo già stabilito un pochetto, ma dopo la gara, l'ultima gara come builder, ho proprio visto che non ci sono le caratteristiche del builder, cioè io è carente, essendo molto carente sugli arti, non, cioè, devo puntare molto più sull'estetica, quindi Classic fa molto più per me, non sarò mai quel... Sì. Mostro Ma io per le muscolare. Foto che ho visto anche di te, proprio anche in posa, anche solo sfiaccato e così, l'ho sempre detto, anche parlando anche con Giuse, io ho detto, Ludo sinceramente lo vedo meglio in una categoria classic, più che in una categoria builder, anche perché secondo me nei bodybuilder comunque o sei un peso massimo o super massimo, quindi vuol dire veramente arrivare alti alti di peso, altrimenti dopo una volta raggiunto il circuito professionistico, ok, io vedo anche gente, per esempio un Daniel Sticco, è diventato professionista nei meno 75 kg, lui fa paura perché comunque è bellissimo, è completo, è rotondo, è tirato. Bisognerà vederlo logicamente a fianco degli altri 212, anche Sean esatto. Clarida, per carità, perché anche lui è molto leggero eppure ha vinto l'Olimpia. Però secondo me se si ha un peso così leggero uno deve avere anche una determinata statura, appunto come Daniel, io non l'ho mai visto al vivo per carità, però mi hanno detto che sia alto sul 1,55 m più o meno. Sì. Non vorrei... E quindi già 75 kg è un HP più 20, cioè esatto. Non è poca roba. Quindi metti che, non so, nel circuito professionistico riesci ad arrivare comunque anche solo 80 kg, è un HP più 25. Cioè nei meno 212 comunque è uno che si può far rispettare. Ovviamente se nei meno 75 kg o nei meno 85 kg sei alto 1,80 m, 1,85 m, capisci che magari sì, puoi vincere la categoria perché hai una bella linea e tutto, però metti che ti va di culo, ci sei solo tu nella gara, prendi il tesserino professionistico. Se sei HP più 0 e vai nei professionisti, cioè non sarà da fare, assolutamente. Cioè è inutile. Invece assolutamente. No, come classica è tutta un'altra storia. Tra l'altro tu sei alto quanto, Ludo? 1,73. Quindi sopra o sotto?
1,73 fisso fisso? Un po' sotto, sono 5, quasi 5,8, quindi io sto sugli 82,5 kg come peso massimo. Ok, si calcola che 83 kg come tolleranza. Dall'1,70 fino all'1,73 sono 83 kg, Ok, cioè perché anch'io entro 83. in quella categoria lì. Sì, 83 Perfetto. kg. E tu in gara l'ultima volta sei arrivato? 1,80, quindi ho 3 kg buoni da Ecco, poter mettere. buono. Sì. Sì, ma da così calcola che comunque arrivando in peso sugli 82,5 kg, quasi 83, se uno se la gioca bene, comunque arrivi veramente scoiato e tutto, e ti fai anche una bella ricarica dopo, da 1 kg, 1,5 kg, di recuperare un po' di peso, è tanta roba. Sì, Ma no, anche perché ci comunque sarebbe nei un abisso, ci classic. sarebbe un abisso se la sfruttassi appieno. Sì, altro che. No, secondo me vedrai che può andare bene. Vediamo. Beh, Lituania, accompagnarti mi sa che è un po' lunghetto il viaggio. Quello sì, però no, ti dico la Lituania Però perché dai. io l'avevo tolto, però l'ho rimesso perché Giuse mi ha detto che forse lui ci sta là. Quindi ho detto, guarda, Ma perché Giuse. dovrebbe essere organizzata comunque dalla FIB Pro League Sì, Italy. Italy, Italy. Perché la Lituania, sì. Esatto. Esatto, quindi fai bene. Giochi in casa, ma in Lituania ci sta. Vedo. E, quindi no, ti dicevo, avendo pianificato tutte queste gare, ho detto, senti, facciamo, l'idea è quella di prendermi un paio di settimane di riposo dopo aver finito tutte le competizioni. E proprio mi tranquillizzo, mi riposo e tutto il resto, e poi da là riparto, mi riorganizzo e riparto con l'off-season. Volevo provare un attimino perché abbiamo parlato tanto, infatti, di tutti gli atleti che si prendevano tanto riposo. Anche nel podcast con Andrew Lee diceva che Dorian gli faceva prendere addirittura un mese, mi sembra, di recupero Esatto, ma anche completo. Chad Nichols quando appunto facevo con Ronnie Coleman, ho anche fatto nell'ultimo periodo anche con Bigrami, periodi anche addirittura di 2 mesi, staccato, come lo diceva anche Davide Garibaldi in un podcast, non un podcast, una diretta che aveva fatto anche con Giorgio, con Pitalis. Lui diceva, cioè io quando sono arrivato da Chad, gli ho fatto vedere esami del sangue e tutto, mi fa va bene, perfetto, adesso stiamo 2 mesi fermi. Come 2 mesi fermi? Eh sì, 2 mesi fermi da preparazione, allenamento, alimentazione, gli aveva dato tot cose da mangiare e così, però fondamentalmente star fuori, manco toccare i pesi. Lui aveva detto che logicamente sistemando, lasciando riposare il corpo e tutto dopo 2 mesi era un violino e da lì ha detto che ricominciare la preparazione era stata una cosa come una piantina secca che quando gli dai l'acqua succhia Bravo, subito. Io esatto. vedo per esempio la Fede, lei ha fatto appunto l'operazione al seno. È dovuta star ferma l'ultima volta un mese e mezzo dalla parte superiore. Tu la vedi adesso in 3 settimane che sta allenando la parte superiore, sembra che non abbia mai smesso, ma una reazione assurda. Quindi anche lì addirittura, cioè 2 mesi, non 2 settimane, in 2 mesi, se uno poi ci mette veramente tanta concentrazione, giusto lavoro, secondo me in un mese riesce a recuperare gran parte del lavoro fatto Guarda, prima. Quindi 100% infatti ti dico che il distretto che io in questo momento sto vedendo meglio è il petto, che è l'ultimo che io ho ricominciato ad allenare. L'ho ricominciato ad allenare dopo 6 settimane, logicamente per la spalla, e, perché non mi dava fastidio fare delle piccole alzate laterali per dirti o bicipiti e tricipiti, però la spinta proprio non potevo. anche la testa sarà stata, no? Anche la Sì, testa non beh, si ferma un ovviamente ti po', senti ovvio. tutto poco stabile, eccetera. E guarda che ho ricominciato ad allenarlo, pensa, in monofrequenza, cioè lo tocco molto perché ho detto ok, ho ricominciato, ho impostato una split in cui do tutta la priorità possibile alle gambe, quindi ho proprio sacrificato tutto il resto. E oh, ti giuro, sta veramente, veramente bene, ha succhiato. All'inizio le prime settimane la cosa tragica era il pump, che non avevo pump, perché logicamente non riusciva a ricaricarsi il glicogeno. Quindi facevo, lo allenavo il primo giorno. E poi dopo 3 giorni facevo delle machine flies per buttarci sangue, quindi cercavo di buttarci glicogeno, no? Però poi quando è riuscito a risucchiarne abbastanza, che si è riempito, che ho recuperato il pump in allenamento, ora lo vedo veramente veramente bene, ma veramente veramente bene. E, per cui sì, ci sono delle logiche di scarico, anche perché non siamo macchine, quindi anche curare tutto il discorso del recupero sistemico della mente, perché se ci pensi, il problema per noi dello scarico è un problema prettamente mentale, che ti senti, oddio, non mi alleno, non ho... però se riusciamo a godercelo il periodo di scarico veramente, cioè che stai là e ti godi quello che ti può offrire, ti permette veramente di Ma puoi ricaricarti. guadagnarti. Ti ricarica, ti rigenera, il corpo comunque, come dicete, fa un effetto spugna, quindi è assolutamente importante darglielo. Per cui
Io sicuramente a tutte le persone la cosa che consiglierei è prendetevele quelle 2 settimane di recupero, di vacanza, eccetera, e non fatevi problemi, che siano anche 3, eccetera. Se state 3 settimane, il consiglio che vi posso dare è quello, magari cercare di allenarvi saltuariamente da qualche parte, perché magari 3 settimane non che facciano male, però iniziano a essere. Cioè, diciamo, quando parli di 3 settimane, magari buttarci qualche allenamento ogni tanto può essere una soluzione un po' più congeniale. Sì, però anche lì secondo me è tanto proprio una questione tanto mentale, perché la prima settimana la fai in scioltezza, la seconda già ti vedi, incominci a guardarti tutti gli specchi, sono secco, la terza ti trovi in un angolino così. Beh, secondo me è proprio una questione mentale, però appunto come hai detto anche tu prima, 6 settimane senza petto, senza allenare il petto, adesso addirittura è quello che ti ha reagito meglio, cioè sono 6 settimane, addirittura il doppio, quindi se uno sta fermo anche 3 settimane, se sta bene mentalmente, si gode le sue vacanze, può solo trarne beneficio. Ovviamente se uno dice, sai, dal punto di vista mentale che è poi la mente che comanda tutto, ti fa stare meglio, allora ok, senza magari esagerare, l'ultima settimana anche solo fare un total body 2 volte a settimana per dire che può Bravo, essere anche esatto. tranquillo, c'è cioè una roba leggerissima e dopo uno quando ritorna, fidatevi che avete talmente tanta voglia di mangiare i pesi, talmente tanta voglia di distruggerli quei pesi che veramente i miglioramenti arriveranno. Ma è come quando è uno, logicamente, come si può parlare anche dall'alimentazione così. Quando mangi ipotetiche Bravo. 6.000 calorie al giorno, tutti i giorni, per 3 mesi, cazzo, fare un mese a 2.000 calorie, anche se sei in ipocalorica, cazzo, fa solo che bene, ma proprio È tutto il aria. sistema. Esatto, e stessa cosa l'allenamento. Quindi dico, se stacchi comunque dall'alimentazione perché fai quei periodi di cut, ecco, uno deve vedere magari i periodi di cut dall'allenamento, vorrebbe dire magari abbassare un pochino l'intensità, abbassare il volume quando serve, oppure tante volte staccarlo. Ovviamente staccarlo vuol dire fare il digiuno, perché il digiuno Bravo. no, non va bene, però comunque abbassare le calorie, ma proprio anche un terzo. Io ho visto dopo l'operazione, per esempio, ho dovuto da 5.000-6.000 calorie al giorno passare a 2.000-2.300 e il corpo ha respirato, era tutta un'altra storia, cioè. Assolutamente. Ma guarda, ti dirò di più, io la cosa che volevo fare nel post gare è anche provare a ridurre tantissimo le proteine e soprattutto animali, mettercene molto vegetali. E abbondare di proteasomine, aminoacidi essenziali, insomma, in generale, e perché volevo vedere un po' il discorso, perché, soprattutto a livello di microflora intestinale, e se riuscivo a recuperare meglio, a dargli un bel vantaggio e tutto il resto. E secondo me anche tutte queste cose sono importanti, perché io nel post-gara c'ho sempre. Allora, alla mia prima gara il post-gara è stata una tragedia. Perché ho reinserito di botto tutti gli alimenti, compresi che io gestisco normalmente molto bene e mi piacciono tanto, i legumi. Io sono stato di un male, ma di un male. C'avevo una panza così, tragico, e la cosa peggiore è che da quando abbiamo fatto, perché ho fatto la gara e poi dopo 4 settimane ci siamo sposati e siamo andati in viaggio di nozze. Viaggio di nozze, abbiamo fatto il volo di 12 ore per Tokyo. E in quel volo c'avevo le caviglie così grosse. Mai successo Ah, in vita pensavo mia. facevi avanti e indietro dal cesso. No, no, guarda, quello tranquillo. Però c'avevo le No, caviglie immaginavo così già. grosse. Quindi ho avuto le prime 4 settimane post gara, la pancia tremenda, un dolore cane. Non mi riuscivo ad allenare quanto mi faceva male la pancia, ok? Poi dopo, quando sono andato in Giappone, in realtà la pancia in un attimo è migliorata, perché là mangiando un sacco di elementi probiotici, tutti gli alimenti fermentati, la soia, il miso, eccetera, io ogni volta che sono stato in Giappone, è i momenti della mia vita in cui la pancia è stata meglio in assoluto, cioè proprio sai, ventre piatto, proprio ti senti vuoto, non c'è niente, non c'hai più viscere, niente. E però ho avuto questa ritenzione idrica della Madonna, per cui era una palla da dopo il volo, che non riesco a capire perché, perché poi non è che ho fatto giochi di acqua, sale, diuretici o cose del genere in gara, quindi non aveva senso, e vai a capire, quindi da là volevo Quanto ti è provare, durata? mi è Cioè tu durato, dall'aereo sei salito sull'aereo che eri normale, durante il bravo, volo, caviglie della Madonna e tirate dietro fino a? fino a quando non siamo tornati, quando sono tornato a Roma ancora stavo così. 3 settimane, Davvero? Capito. sì. Che poi ero Nonostante tu ci asciuttissimo, camminassi eh. sopra. Era asciuttissimo. Però, ad esempio, quando mi svegliavo la mattina, è proprio la faccia gonfia. E Incredibile. invece Anch'io la queste. prima esperienza dopo gara non è stata positiva. Ho preso tipo 10 kg in 3 giorni, una roba No, del casino. genere. Non, Avevo. se non la fai, se
se no, non ti aspetti che cosa arriva. Perché Aspetta, io, infatti, una davvero. cosa che dico sempre alle persone è il post-gara è delicatissimo perché inizi ad avere dei DCA fortissimi perché il tuo corpo ti impone di mangiare, cioè te lo dice in tutti i modi. E non avendo più l'obiettivo gara, ti senti totalmente Ti spaesato, ammazzi. libero e ti ammazzi. Ma purtroppo è così, non ci si può fare niente. Ma giusto l'altro giorno ci stavo pensando, vedendo che adesso ci sono tante gare, tanti hanno finito proprio la stagione agonistica. Quello che dico è che comunque secondo me il post-gara è il periodo più delicato dell'anno. È molto più pericoloso star male in post-gara che in pre-gara. Molto paradossalmente, perché uno dice, cazzo, ma come? Togli la preparazione, dovresti essere, si parla logicamente di atleti doping, logicamente. Però vabbè, anche dai natural, logicamente, se vanno a fare una ipocalorica da 1.000 calorie al giorno, poi cominciano a mangiare 6.000 calorie al McDonald's, di sicuro non fa bene neanche alla loro pressione. Però quello che si tende a pensare appunto degli atleti in gara, appunto in ANSED, che prima della gara rischiano, invece no, paradossalmente il rischio è quando staccano tutto magari dopo e cominciano a mangiare l'impossibile. Quindi secondo me la cosa più intelligente da fare è, ok, sì, concedersi qualcosa, però bisogna sempre pensare che quando tu stacchi comunque dalla preparazione, dal post-gara, dalla pre-gara e tutto, il tuo corpo, come hai detto, è molto recettivo e tu hai una fame che veramente non te ne capaciti. Sei stato magari appunto privo di calorie, comunque con calorie basse per BF mesi, settimane, bassa, quello è che quello, è, cioè. BF bassissima. Cioè, e quindi tante volte anche solo il cervello vede che tu mangi, ti riempi, ti vedi più grosso, la pelle comunque è ancora fine perché non puoi depositare grasso nel giro di una settimana, ci vuole più tempo. Quindi tu vedi ancora la pelle fine e tu mangi, mangi, mangi. Il problema è che sta tanto alla base. La ritenzione idrica che ti crei comunque è molto pericolosa per la pressione arteriosa. Pressione Bravissimo. arteriosa della Madonna, quindi altissime, si sono comunque registrate in atleti che prima della gara paradossalmente stavano bene, dopo la gara sono stati malissimo. Perché appunto la pressione arteriosa saliva alle stelle. Però una ritenzione idrica comunque così alta è normale che faccia sempre salire la pressione Sì. arteriosa. Quindi quello che consiglio io è chiunque affronti le prime gare della sua carriera, visto che comunque magari non sa ancora come reagisce il suo corpo, è sfruttare al massimo il rebound post-gara. Quindi, nel senso, sì, giusto appunto prendersi, c'è chi appunto riposa, c'è chi invece preferisce avere quelle 4, 5, 6 settimane di rebound o indotto o no, insomma, dipende, guidato, diciamo, capiamoci. E poi magari riposare dopo, quindi sfruttare in pieno rebound, oppure chi invece vuole staccare completamente anche dagli allenamenti. L'importante, secondo me, è comunque reintrodurre le calorie gradualmente, concedersi sì, magari quel pasto libero a settimana, o magari due, perché comunque sai, sì, cioè, sono mancati da tanto tempo, però per tutto il resto della settimana, comunque gestire un'alimentazione sana, pulita, Quello sacrosanto. comunque controllata. Che magari uno dice ok, non sto lì neanche a contare troppi macros se voglio essere libero, però sai che comunque non mangi al McDonald's, ti mangi magari meno proteine, però quello che mangi di carboidrati non sono le briochine della Mulino Bianco, ma magari è riso, ero abituato a mangiarne 30 grammi, 50 grammi, ne mangio 100, ne mangio 120, però è comunque quello il modo secondo me molto più intelligente per sfruttare il rebound. Perché il corpo non è pronto, come dici anche tu, la microflora intestinale. Dopo che non è abituata comunque a ricevere determinati tipi di alimenti, cazzo, quando tu gli butti giù dei grassi trans, grassi saturi, in eccesso, una quantità assurda di zuccheri, cioè tu è impossibile che andrai a reagire bene, che il tuo corpo reagirà bene, è impossibile, non ho mai visto nessuno che nel post-gara stava bene o che non ha Zero, accusato esatto. comunque dei dolori o dissenteria o mal di stomaco, robe così. Quindi gestire il post-gara intelligentemente, secondo me, porta molti più risultati, perché non è che se tu metti 10 kg in 3 giorni sono 10 kg di muscoli. Cioè, sfatiamo questo mito che stanno facendo passare. Post-gara, dopo una settimana, sono 10 kg di più. Ok, 10 kg di più perché? Perché logicamente prima si era disidratati, dopo comunque si ha Esatto. un'idratazione intra ed extracellulare. Si ricarica più glicogeno, tu sei anche più rilassato, magari quei 10 kg sono tutti. Ma non sono muscolo in più, sarei più voluminoso perché appunto Esatto. per l'idratazione. Quindi non è che dovete ammazzarvi di cibo perché almeno sfrutto il rebound e metto sui muscoli, Assolutamente. cioè i muscoli scolpiscono con il tempo. Quindi non so, stavate mangiando 1.000 calorie, ipotetico, sto bassissimo, spero di no, però 1.000 calorie, la
settimana dopo la gara potete andare, non lo so, a 1.800, che già comunque è già molto di più, per certo. Salire poi al 2002, 2005, 2008 e salire poi appunto andando a sfruttare tutto il rebound vero e proprio, andando magari appunto con una dieta di massa. Però secondo me il mangiare l'impossibile, tutto quello che ci passa senza neanche pensare no, appunto agli effetti collaterali che può portare, da stupidi. Io la cosa che consiglio sempre, sì, no, beh, ma ti ripeto, finché non ci passi la prima volta è sempre così, esatto. Perché non sai che cosa ti aspetta, perché non sai realmente che cosa vuol dire stare in quella situazione, non sei pronto. E io la cosa che consiglio sempre è tornare il più velocemente possibile alla tua normocalorica e alla tua BF, perché allora io ti dico questo: se io non torno in normocalorica, io sto male, il rischio, io con tutto che io sono soldato, cioè nel senso, io non in preparazione non c'è un chicco di riso fuori posto nel vero senso della parola, e io bingio, cioè nel senso sto male proprio, cioè magari non bingio però sto proprio male. Quindi io preferisco, piuttosto che stare così male emotivamente, per salire gradualmente, anche perché non ha senso, perché la gara è fatta, devo tornare subito a una situazione anabolica, è tornare velocemente in normocalorica. Quindi io in realtà dai giorni dopo la gara sto direttamente sulle mie 3.000 calorie, che sono la mia normocalorica. Esatto, se lo cibo pulito è un conto. Cioè da, sì, sì, cibo pulito, ma io su quello... Poi post-gara, figurati, cioè nel senso riso e pollo è una lussuria. Le gallette sono buone addirittura. In preparazione le gallette sono meglio dei popcorn al cinema, stai scherzando? Infatti quella è la cosa, quando le gallette iniziano a essere buone c'hai fame. Là c'è la fame vera. Parlavo giusto con Stefano ieri, questo punto ragazzo che sto portando per le gare, e c'è stato un periodo veramente che l'ho fatto stare basso, ma perché la sua pelle si sfina solo ed esclusivamente con calorie veramente molto basse. Non perché abbiamo gestito male un off-season, anzi in off-season era stato molto più pulito del solito, però abbiamo visto che per sfinare la pelle lui deve stare con i carboidrati molto bassi, grassi idem, o è una media proteica, comunque non esageratamente alto, perché tanto non serve un cazzo. E lui diceva che a mettere in bocca gli omega 3, sentire il dolcino che gli dà la capsula, detto che se li sentiva buoni. Gli aminodex lui adesso li sta masticando, per farti capire. Ma adesso no, gli sto facendo fare una piquica al contrario, tra l'altro. E prima gli ho fatto fare la fame, abbiamo raggiunto comunque la forma che voleva, continuava a perdere peso, e allora ho cominciato a inserirgli i carboidrati. Più gli sto inserendo carboidrati, più il peso rimane lì. E quindi allora sta facendo una piccola comoda adesso, sì, da Dio. Solo che logicamente bisogna stare attenti, perché deve rientrare nella pesa dei 75 kg, quindi dovremmo stare un pochino accorti per quello. Esatto. Sì. Però no, vabbè. Per farti capire che comunque addirittura anche le capsule di omega 3 sono dolce. Là è proprio un bruttissimo segno, è veramente un brutto segno. Secondo me la cosa più intelligente da fare è sì, mangiare pulito, magari cambiando le fonti. Chi è abituato, non so, in pre-contest a mangiare solo gallette e riso come carboidrati, pollo e merluzzo come proteine e olio extravergine d'oliva come grassi, ipotetico, come cose che ho fatto anch'io, per carità, perché alla fine le mie fonti che andavano erano quelle, piuttosto magari metti dentro la pasta senza glutine, piuttosto che la pasta integrale, piuttosto che le patate, se magari le patate tanti, per esempio a me gonfiano un po', quindi per quanto sono utilizzavo per quello. Però inserire magari tanti alimenti diversi, magari anche dei latticini, magari non so se uno è... Quello che consiglio io magari è stare lottando un pochino dal lattosio, perché se non sei abituati da tanto tempo a mangiare lattosio ti fa andare di sciolta, come se non ci fosse un domani. Quindi non so, il cottage cheese, per esempio, come si chiamano, i fiocchi di latte senza lattosio, però cambiare. Anche, non so, frutta sì, inserire, secca, reinserirli gradualmente. Sembra... Reinserirli gradualmente, poi tanti probiotici, esatto. Perché vai a lavorare proprio sulla microflora intestinale per poterla essere, farla stare pronta ad assimilare, a interagire con i vari nutrienti. Anche un buon apporto di fibre, cioè ad esempio l'avena in questo è ottimo, perché ti dà fibre, beta glucani, nutre la flora batterica, quindi sono tutti elementi che comunque positivi per assimilare al meglio, e come al solito reintroduci gradualmente. Per l'allenamento poi molti chiedono dopo il periodo di stop come riapprocciarsi, come fare eccetera. Io ti dico, io quello che consiglio normalmente è dipende molto da quanto sei stato fermo, perché io quello che vedo è che se sei stato fermo 2-3 settimane ricomincia con l'ultima split che stavi facendo e vai, cioè magari i carichi saranno un po' più bassi, ovviamente essendo un nuovo mesociclo inizia con senza tecniche e intensità, senza troppe cose che poi aggiungi gradualmente, però non vedo la necessità di fare un periodo di adattamento, di ripresa in palestra,
Cioè, se uno sta fermo magari 2 o 3 mesi, ti dico anch'io, puoi magari fare, non so, qualcosa di molto più basic, come può essere anche un total body, potevi fare un full Bravo, body, per esatto. dire, anche solo per una settimana, tanto per Esatto. ricominciare ad... Esatto, però se uno è stato fermo 2 settimane, come hai detto tu, ok, magari avevi tecniche di intensità, alla fine le togli, stai un pochino più basico, molto straight sets, quindi non so, serie da 6, 8, 10, 12, 15 colpi, quello Esatto. che è, però perché non spinge. Dopo uno logicamente deve ascoltare tanto anche il suo corpo, se vedi che dopo 3 settimane che arrivi i carichi sono diminuiti, anche lì non bisogna farsene un patemo, comunque farne un caso nazionale. È normale, magari non so, il tuo corpo ha bisogno anche solo di una settimana per recuperare i carichi, la settimana Ma dopo sarai più sì. forte Io di prima. infatti, Cosa sai, che invece, per esempio, dimmi che per esempio. cioè, cosa che per esempio dopo una settimana, per esempio, c'è questa ragazza che sto seguendo, che è Ornella Angileri, gareggerà con i bikini verso settembre-ottobre. E lei, per esempio, settimana di scarico prima non ne aveva mai fatte, non ne faceva, no? Cosa che comunque per lei era, ah, Satana. E invece le ho detto, ascolta, facciamo comunque un programmino di 6 settimane, 5, 7, quando ti sentirei stanca, me lo direi tu, e poi riposeremo. È arrivata, insomma, dopo 5 settimane che era veramente cotta, ha tirato la sesta, la settima l'ho fatta staccare completamente dagli allenamenti. Cioè all'inizio era, ma sei sicuro? Sì, non ti preoccupare. È arrivata lunedì dopo la settimana di scarico, ha messo appunto il peso che utilizzava nella sesta settimana, mi sembrava il riscaldamento. Aveva aumentato già la performance, i carichi, e da lì ha aumentato e progredito ancora. Quindi una settimana di scarico può fare solo ed esclusivamente che bene. Bravo. Dopo due, magari, ecco, bisogna rientrare un attimino, sì, sempre dando il massimo, ascoltando se stessi, però se si sono abbassati leggermente i carichi, non farne un caso nazionale. Sì. Allora io ti dico, io qua ho visto che ci sono diversi approcci che si possono utilizzare. Allora, il primo approccio, il tuo, mi piace tantissimo e io utilizzo con tantissimi atleti questa cosa, nel senso che io ti imposto un programma in cui cerco di aumentare gradualmente i parametri, le variabili, quel che è, e l'idea è quello di cuocerti. Quando sei cotto, si scarica. Io normalmente faccio fare, in questo caso, cioè dopo l'overreaching, faccio fare magari 3-4 giorni di recupero in base a come sta. Non mi metto a fuoco, ok. In base a come sta l'atleta, 3-4 giorni di recupero scarico completo. E poi da là mi iniziano a lavorare un giorno sì, un giorno no, per 1 o 2 settimane. Upper lower in genere. Quindi fanno upper riposo, lower riposo, upper riposo, lower riposo. E quello è comodo perché la frequenza è di 3 volte e mezzo a settimana, quindi è una frequenza bassa. La frequenza muscolare è abbastanza bassa, però neanche esagerata perché comunque fai upper lower, quindi comunque ripeti lo stesso distretto per ogni 4 giorni ritocchi il distretto muscolare, quindi è un buon compromesso per ricominciare e ritornare in palestra. Quindi su questo mi sono sempre trovato bene. Però un altro, invece, un altro discorso che si può fare quando si lavora un po' più di fino è quello di modulare e variare la split piuttosto, ossia quando arrivi a essere cotto su un distretto muscolare, semplicemente vari la split, quindi non sei cotto a livello sistemico, ma sei cotto sul distretto, ed è quello che ad esempio mi è successo a me. Io domenica sono andato ad allenare gambe. La sessione del giovedì la faccio sempre bene. Quella della domenica, l'ultima volta l'avevo fatta un po' così cos'ha. Sono tornato domenica a riallenare gambe. Tra parentesi, si è buttato in mezzo pure Neil Curry, te l'avevo detto forse. Quindi, nel senso, c'avevo pure teoricamente la motivazione. Però lui era cotto dalla preparazione. Quindi era proprio, vabbè, sì, dai, butto là, faccio un po' di pump, così. Quindi, nel senso, se poteva direzionarmi da una parte, mi ha direzionato dalla parte sbagliata. E io ero proprio cotto, nel senso che ho iniziato sulla leg extension, che senti proprio dalla prima serie, senti i quadricipiti che sono sfibrati, tutti imballati già di sangue, che ti fanno male, quindi proprio non hanno recuperato bene. Quindi, sostanzialmente, visto che a livello in realtà sistemico ci sto, cioè sugli altri distretti le cose procedono, e che era una split che aveva lo scopo di cuocere le gambe, quindi avevo martoriato per bene le gambe, semplicemente vado a rivedere la split, quindi ho ottenuto tutto il resto uguale. Il giovedì continuo a toccare le gambe e la domenica la cosa che provo a fare è fare soltanto femorali, per esempio, ma al massimo una leg extension giusto per buttarci sangue e migliorare un po' il recupero, e quindi sostanzialmente ho gambe e poi femorali a parte, anche perché sulle pose che sto vedendo
Io non avendo il quadricipite che si sbomba bene fino in basso, un elemento che a me dà molta pienezza alla gamba sono i femorali, anche sulle pose frontali. E ti dà proprio completezza. Infatti, sull'ultimo doppio frontale che ho postato, se tu vedi la gamba fa molto, Visto il femorale la fa gamba veramente andata. molto. Il femorale fa veramente, veramente Sì, molto. ovvio, se uno sta simmetrico con le gambe, magari non così, però se sfianchi come te e Bravissimo. metti i piedi asimmetrici, allora lì si vuol dire tanto. Vuol dire tanto anche perché comunque straruotando la gamba e fai Bravo. vedere proprio anche bene anche quello che è l'interocosce, anche appunto il femorale, che se è importante, cambia veramente tanto, sia rotondità che volumi. Assolutamente. Cambia, cambia. E quello ti dà Io sempre il discorso della paradossalmente. completezza, no? Quello ti dà sempre più Sì. completezza. Infatti, il vantaggio di quando inizi a entrare nel discorso agonistico e soprattutto ti affidi a un posing coach, in questo caso Giuseppe, ovviamente di entrambi, e è proprio che inizi a smetti un pochetto di ragionare sul distretto che stando fermo così vedi carente e inizi a capire quelli che sono i distretti su cui devi puntare per il palco. Cioè, ad esempio, a me paradossalmente le braccia sono carenti, ma abbiamo per come riesco a posare, eccetera. In realtà, cercare di puntare un po' più sugli avambracci, sul brachioradiale, mi dà molto più vantaggio rispetto a cercare di insistere sulle braccia che comunque più di tanto non cresceranno. Quindi adesso ho inserito delle flesso estensioni perché a me, sia nel doppio frontale che nella side chest, dove vado a farla con l'avambraccio che non è supinato, io non vado a supinare, mi conviene farla così perché mi dà un po' più di spessore al braccio. Martello. Esatto, a martello addirittura in prono, così. Ok, ho visto. Tutta questa parte mi si evidenzia e il brocco spalla braccio, tutto il braccio è molto più evidente. Quindi a me paradossalmente, avendo gli avambracci che non allenandoli stanno comunque abbastanza decenti, se li alleno migliorano tanto e riesco a guadagnare molto di più che investire troppe energie sulle braccia. Quindi questo è anche un altro Sì, perché alla discorso. fine il posing e il palco è illusione. È Cioè, illusione, è illusione, è tutto. veramente vedi delle persone che in palestra non gli daresti mezza cicca, ma vedi veramente che dici cazzo, no, quello lì non potrà mai far bene. Si mettono in posa e rimane esterrefatto Guarda, veramente, Neil perché Curry, comunque è se illusione. lo vedi dal vivo, non è grosso, per niente. Cioè, non ti dà Eppure. l'impressione del così. Mentre paradossalmente Jimmy Tonk, che non è professionista, è amatore, se lo vedi dal vivo è proprio grosso, grosso. Così in maglietta. Si tolgono la maglietta, switch. Cioè, si mettono in posa, cioè, proprio switch. Neil Curry sembra giunonico, Jimmy invece non ti rende così tanto. Poi logicamente Neil comunque lavorerà tantissimo anche sul posing, quindi per lui sarà proprio una questione di dire ok, sono un professionista, devo andare in mezzo ai professionisti, Sì. devo giocarmi tutte le mie carte, quindi anche lì, ma vedo che comunque è uno che bastona tanto sul posing, vedo che sta Tantissimo. molto a provare, Guarda, io lo vedo come è tutte le giusto che sia. mattine. Tutte le mattine andava e posava quando non si allenava. Cioè, va in palestra per andare in sala posing e si fa quella mezz'oretta di posing. Esatto. Noi, per esempio, ancora quando lavoravo in palestra a Rogno, avevo un paese qua vicino dove appunto la palestra era l'ex palestra di Presti, venne a trovarci Dario Loda, che adesso è anche lui del Titan Man Physique, che andava molto forte, spero che ritorni perché veramente è un gran bel atleta. E ti giuro, mentre si stava allenando, mi pare che fosse a 4-5 settimane da una gara, non mi ricordo se fosse l'Olimpia Amateur o qualcosa del genere, ed era lì che si allenava, stava facendo petto, mi ricordo. E disse ad Andrea: boh, non mi sembra tanto in forma, nel senso mi sembra piccolo, cioè proprio. Ho detto: vabbè, mancano ancora 4 settimane, sai, magari. Niente, se stiamo stati lì a parlare un pochino, e sai, come quando guardi uno e cerchi di scrutarlo, no? E dici: boh, cazzo, me lo immaginavo sul palco. Ho detto: va bene, non c'erano ancora i volumi nei mezzi come ci sono adesso, che sono aumentati di molto, però dicevo: cazzo, per me è piccolo, è piccolo, è piccolo. Va bene, dai, facci vedere come stai. Togli la maglietta, posa. Toglie la maglietta, si mette in posa, cioè è partito proprio il bestemmione naturale. Dici: ma dove cazzo l'hai tenuto nascosto sto filtro? E aveva su una canotta, te, non aveva su una felpa, aveva su una canotta, si è messo in posa, basta, ha detto. E infatti era andato, mi pare che avesse vinto. Cioè, ti giuro, in posa faceva paura. E non gli avresti dato mezza cicca poco prima, cioè mezza cicca, siamo chiari, un gran bel fisico, Sempre, però sì, da dire, relativo. da lì a salire comunque su un palco importante, dici: boh, cazzo, si è spogliato, si è messo a posare e basta. Fa Ci ha zittito tutti tantissimo. e due, bellissimo. Sì. Che poi non è che facesse un posing particolare, da dire, comunque il posing da man physique, cioè una volta che è impostato bene, però veramente sapeva porsi in un modo, poi comunque una vita molto stretta, un bel rapporto vita-spalle e tutto,
sposava comunque in posa molto bene, però davvero solo mettendosi in posa già era che sembrava un'altra persona. Cioè, da stare fermo a mettersi in posa è tutta un'altra persona. Come anche Fede la vedi allenarsi in palestra, sì, sta bene la Fede, la vedi posare, dici, ma beh, cazzo, vedi quel dorso lì, le spalle, fortunatamente. Infatti era sempre la Sì, stessa no, cosa che ho detto, non è. ma è un qualcosa che ti cambia proprio totalmente. Poi è questo alla fine la base dello sport, no? Devi andare a lavorare Esatto, per è quello. quello. È quello il peccato di molte persone che poi non lo curano. Nel senso che, per carità, sì, il focus deve essere lavorare in sala sulle carenze, sul costruire armonia, eccetera, ma Sì, è poi devi tutto, anche saperti presentare. Perché io la cosa che dico sempre è non c'è niente di più brutto di vedere un bel fisico presentato male sul palco. Cioè, proprio quelle cose che secondo me ti penalizzano tanto, tanto, tanto. Cioè, ti metto ancora più basso di dove dovresti essere. Perché, vero, cioè, ti dà. No, cioè, non puoi. Soprattutto poi in un circuito professionistico. Cioè, se sei un professionista, devi saper posare. E purtroppo se ne vedono anche al New York Pro in generale. Cioè, si vedono dei professionisti che veramente ti. Cioè. me l'avevi mandato tu quel video, forse anche di quel ragazzo al New York Pro, quel Il classico. Ranocchio. Sì, quello che, ma era tra l'altro un professionista. Sì, che sempre che continuava a fare quella posa che non mi ricordo quale fosse, vabbè, comunque, La victory bravo, pose, la victory pose bravo, oscena, non bravi so come copripose, cacchio la esatto, prendeva, bruttissima. bruttissima, che era proprio una posa che, allora, se c'è un fisico che non è fatto per quella posa, è il tuo, perché continui a fare quella posa? Cazzo, infatti sono rimasto basito a vedere quel ragazzo lì, perché a parte che, ma non per presunzione, ma vedendolo lì ho detto che okay, è un amateur, un bel amateur, però un amateur, invece no, beh, comunque non è professionista. Però cazzo, quando posava, proprio trasmetteva quell'inesperienza che un professionista non deve trasmetterti, cioè quell'insicurezza, quell'inesperienza che, cioè è come vedere un calciatore che, non lo so, sbaglia tutti i passaggi, no. Non è il tuo lavoro, cioè vuol dire che comunque devi allenarti su qualcosa, no? O Esatto. comunque un attaccante che fa bene tutto, poi arriva davanti alla porta e tira sempre fuori, cioè non stai Sì, facendo sì, bene il sì, tuo sì, sì. lavoro. Questa cosa secondo me è il posing per il bodybuilding. Cioè, se sai presentare il tuo fisico bene, boh, prima di tutto, comunque alla fine la gara di bodybuilding è anche uno spettacolo, quindi se tu sai dare spettacolo, quando io per esempio quando vedo le routine di Terence Ruffin, o poi Uno i tempi di spettacolo. Lila Prada, cioè, Francis Benfatto, che io adoro quella generazione lì, però un Francis Benfatto quando posava, cioè che tu amassi o non amassi il bodybuilding, non puoi non apprezzare una cosa del genere, perché ti può piacere il fisico palestrato, come no, però come uno si mette in posa, che sembra veramente una statua, che sembra veramente scolpito nella pietra, cioè è una cosa che dici, cazzo che bello. E quindi Terence Ruffin adesso secondo me è uno dei maggiori esponenti come uno dei migliori poser, appunto. E quando fa lui le routine, cioè anche mia madre ha detto, cazzo, bello. E mia madre comunque non è una che dice che belli i muscoli, per farti capire. Eppure, È quando vedi posare bellissimo. uno bene, è un'arte. Sembra più un ballo, e lì vuol dire tanto. E purtroppo invece si vedono tantissimi atleti che anche l'ultima gara a Malpensa, vedendola appunto dal vivo, poi ti rendi conto. Perché sai, magari vedendola in televisione, vedendo solo le foto, non ti rendi conto. Ma vedendola dal vivo vedi tanto i comportamenti degli atleti, sia quando stanno di fronte per i confronti o quando stanno sul retro, no? Che appunto, non so, hanno chiamato il first call out, loro sono nel secondo, o chiamano il secondo, loro sono nel primo. Comunque viceversa, quello che è. E stanno dietro e magari si rilassano, si lasciano andare. Questo discorso l'abbiamo già fatto tante volte, cioè se stai 10 minuti su un palco, 10 minuti, viviti lì al massimo. Infatti io ero sotto, come se io sono una gara mi si sente. Con Stefano ogni 3 secondi, Adome, posa, sorridi, tira. Cioè, robe così, no? È normale, perché comunque sei lì per quello, poi sei gasato. Però vedere una persona che comunque anche nei confronti posa male, cioè, è proprio brutto da vedere, cazzo, ti dà quasi fastidio. Forse perché a me piace tantissimo il No, posing no, e no, ma ammiro chi lo fa è bene. quello, perché non. È brutto proprio, Cioè, come cioè. dici te, manca la professionalità, cioè, se sto a uno show di bodybuilding, se no vado a vederti in palestra, stai a fare uno show di. È Esatto. quello che devi fare, cioè, lo show di bodybuilding, devi andare su un palco e posare, se non sai posare, sei un salame che sta sul palco, cioè, capito? Manca proprio una componente, e se no, ti ripeto, ti vedo su Instagram, ti vedo dal vivo, ti faccio fare la passerella, entra, fai un giro in tondo e ti valuto, cioè. C'è un Esatto, motivo per come cui. tipo Sì, photocheck.
Bravo, bravo, Photocheck, che stai photocheck. fermo dritto davanti, di lato, di schiena, e siamo a posto, ok, vinci tu. No, se nello show di bodybuilding devi posare, almeno Prendono le cazzo, io non dico di misure, chi c'ha essere la gamba più grossa, chi Nina c'ha il Prada. bicipite più grosso, capito? E secondo me questo è troppo poco penalizzato. Cioè, io una cosa che farei è penalizzare molto di più cioè, io ad esempio non darei una procarda a una persona che non sa posare. Che non sa posare, esatto. Ma anche ti parlo anche di open, eh? Cioè, Sì, se sì, sì, non sì. sai posare, non sai posare nel senso che, cioè, sei veramente barbino a posare, cioè non ti si può vedere, non ti do la procarda. Non Oh, esiste. certo, loro magari fanno, non so, ragionamento di dire, ok, hai un fisico comunque superiore a tutti, come bodybuilder, ok, quindi come appunto costruttore di fisico, sei il migliore, però cazzo, il feedback dovrebbe essere dei giudici, però minchia, impara a posare, perché sennò dai Sì. professionisti prendi veramente le badilate in Sì. testa. Però anche secondo me comunque dovrebbe essere tanto penalizzabile, cioè non per niente da dire, quando c'è un tipo un pari merito, di sicuro lì premiano chi posa meglio, ma è normale. Sì, Però questo ecco, sì. chi punta al professionismo secondo me dovrebbe affidarsi a qualcuno di valido per il coaching, cioè per il coaching, per il posing. Non è perché il mio posing coach è Giuseppe, però Giuseppe è il suo lavoro. Ci sono tanti coach che magari sanno anche la loro, perché non dico che è l'unico al mondo che sa il posing, siamo chiari. Però io quando vedo per esempio tanti coach che si ostinano a voler insegnare ai loro No, atleti, no, no, è un'altra cosa, è e un'altra poi cosa, per perché io vedo che carità magari. la differenza è proprio questa, che Giuse ti fa provare tante tipologie di posa, tanti modi di prenderla, eccetera, per vedere su di E prova te la tua. quale funziona. Cioè, Giuse non è che parte questa posa va fatta così, mentre invece il posing, tutti quelli che senti ti insegnano questa posa va fatta così, se sei classic la fai così. Può essere fatta così o così? No, ci sono un sacco di cose, un sacco di varianti. E poi, appunto, la cosa bella di Giuse è che lui guarda sempre, c'ha una visione sempre di complesso. Cioè, non è. Cioè, ad esempio, a me la doppia frontale me la fa fare più aperto, non mi fa chiudere. Che tu dici, c'hai le braccia carenti, che fai? Chiudi perché devi evidenziarle. No, io prendo molto più spessore in complesso stando più aperto. Ok? Quindi, capito? C'è una visione proprio totalmente diversa. Sono E lo vedi. piccolezze che però solo, esatto, solo di chi ha il suo mestiere sa vedere. Ma per carità, ci sono anche magari dei coach normalissimi che sanno, cioè coach normalissimi, nel senso coach che ti seguono con preparazione, dieta e allenamento, che sanno anche il posing. Però io vedo quello che vedo tantissimo di molti coach che non lo fanno per lavoro, ma che lo fanno in più, è quella cosa di farti posare magari come posano loro, come posavano loro, come gli hanno detto di posare. Però non personalizzano, cioè la cosa deve essere personalizzata, cioè sulla posa che sta bene su di te, magari su di me fa cagare, cioè se io magari tengo le braccia più aperte, per me non va bene, a Bravo. me invece Giuseppe per esempio mi diceva chiudi, 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 perché infatti non so, il picco del bicipite si vedeva meglio, Esatto. piccolezze, però va tutto personalizzato, il posing come l'alimentazione, l'allenamento, la preparazione, qualsiasi cosa. E il problema invece è quello che vedo è che tanti per dire... L'ho preparato io, quindi gli ho fatto io l'alimentazione, gli ho fatto io la preparazione, ho fatto io l'allenamento, gli ho fatto anche io il posing. Cazzo, però è un copia e incolla. Cioè, a tutti insegni la side chest fatta in quel modo, a tutti insegni la front double biceps fatta in quel modo, oppure per i men physique la posa frontale fatta così, perché dopo tu vai a vedere le loro gare e loro, chissà come mai, posano uguale, identico come hanno insegnato i loro ragazzi. Però ti trovi magari quello che come linea è simile a te e magari ci sta anche abbastanza bene o ci sta bene. Altrimenti sei Trovi quello che fregato. invece, cioè se io provo per esempio, non so, la routine che faceva Kai Greene, cioè su Kai Greene, la routine di Kai Greene è uno spettacolo, un altro grandissimo posatore. Non lo so, magari la provo io, faccio ridere. O magari anche solo alcune pose di Kai Greene, la posa per esempio, non so, di Philippe quando fa appunto la side chest e poi allunga il tricipite. Ma se c'è un tricipite che è una testa, non di un bambino, di un adulto, tutto rigato, ci può star bene. Se trovi quello che è carente in tricipite, ti fa una cosa così, una posa così, ti fa una Osceno. figura di merda, perché magari sulla side chest stavi bene, poi ti freghi da solo. Bravissimo. Quindi bisogna sempre personalizzare tutto, anche quello. E Assolutamente. purtroppo invece non c'è molta concentrazione sul posing. Peccato che non c'è Giuse, che sennò adesso partirebbe con un'ora e mezza di no, perché? Ma vedi, Ludo. Fighi. Bravo.
E poi ha tante altre cose che ogni volta mi dimentico non di possiamo censurare. dire, Esatto. esatto, Però sono molto una apprezzate volta dal che pubblico, questo devo dirlo, ho eh. Ci sono visto, stati un sacco di commenti. Bene. ho visto perché arricchiscono, sono un Esatto. buon, come si dice, una bella carica in più al concetto, Esatto. Bene, devo dai. dire. Abbiamo fatto una bella uscita e io interromperei qua perché sennò, l'ho detto anche Giuse l'ultima volta, Facile. non mi, ho scoperto che non mi carica su Spotify se supero un tot. Quindi Quant'è che siamo adesso? Un'oretta? Sì, un'oretta, più o sì, meno. un'oretta. Quindi Sì. Dai, passabile. e ci vediamo la prossima settimana, noi ci organizziamo per il Dai, va prossimo. bene, ci organizziamo anche con Super Giuse, così almeno Assolutamente. il trio è sempre meglio. Dai, Dai, grazie mille perfetto, delle grazie mille chiacchiere. Ludo. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.